Benvenuti a tutti Logistics ed Analytics Italia. Nel video di oggi parleremo della simmetria assiale di un poligono. La simmetria assiale non è altro che una trasformazione geometrica. Facciamola subito così capiamo al volo. Prendiamo lo strumento punto con GeoGebra e in maniera antioraria noi descriviamo dei punti, per esempio così, di uno strano poligono che noi creeremo in questa maniera per capire come si produce questa simmetria. Facciamo così. Possiamo fare così. Ed ecco che vedete che i punti noi li abbiamo disegnati in maniera antioraria, A, B, C, D, E, eccetera. Poi prendiamo lo strumento poligono e colleghiamo questi punti. Abbiamo creato questo strano poligono non regolare perché quando ne facciamo la simmetria si capisce bene che cosa sarà la simmetria? Come asse di simmetria noi utilizzeremo l'asse delle x. Per fare la simmetria è sufficiente prendere lo strumento simmetria assiale, si clicca sul poligono che si è creato, si clicca sull'asse di simmetria che vedete quando la freccia diventa una mano, che in questo caso è l'asse delle x, ed ecco che GeoGebra automaticamente ha fatto la simmetria. Quindi la simmetria che cos'è? È una trasformazione geometrica, perché vedete che la nostra figura di partenza, che è il poligono origine, viene trasformata in un poligono, diciamo, simmetrico, che però è abbastanza, ha delle caratteristiche di differenza. Se noi vediamo qui i punti, vedete che qui i punti vanno in senso orario A, B, C, D, E, mentre in questo caso vanno in senso A, B, C, D, vanno in senso antiorario. Significa che in questo caso questo tipo di simmetria assiale costituisce una isometria inversa, perché c'è questa trasformazione dei punti. Che cos'è la simmetria? È una trasformazione geometrica che mantiene le distanze. Che cosa significa? Che la distanza del punto M dall'asse di simmetria deve essere identica dalla distanza del punto M con 1 con l'asse stesso di simmetria. Tutti i punti devono avere questa regola, tant'è vero che se noi prendiamo lo strumento muovi e iniziamo a muovere, vedete, un punto nel poligono di origine, si deve per forza muovere anche l'altro punto nel poligono simmetrico. Noi possiamo fare così: se noi creiamo con lo strumento, vedete, segmento, un segmento che costituisce, scusate, che collega questi due punti, noi vediamo un'altra regola. Poi prendiamo lo strumento, per esempio, intersezione, e creiamo l'intersezione fra questo segmento e l'asse di simmetria e nasce il punto N. Noi vediamo che, essendo la simmetria assiale una simmetria che trasforma un poligono mantenendo le distanze dei punti dall'asse di simmetria, evidentemente il segmento MN e il segmento M1 con N devono essere congruenti, sono identici. E questa regola viene mantenuta se noi spostiamo a mano, vedete, il punto nell'asse di simmetria. Quindi il punto di simmetria è collegato a quello del punto originale, tant'è vero che io non posso spostare il punto M con 1, ci sto provando, ma posso spostare il punto M e posso addirittura spostare tutto il segmento. E vedete che, dato che la simmetria assiale è una trasformazione geometrica che deve mantenere la distanza dei punti dall'asse di simmetria, vedete che si sposta tutto quanto. Se noi poi prendiamo, facciamo sempre un'intersezione fra l'asse X e l'asse Y, e vedete viene creato il punto O, noi possiamo verificare un'altra caratteristica della simmetria assiale: il segmento che collega questi punti crea sempre un angolo di 90 gradi con l'asse di simmetria. Quindi prendiamo lo strumento angolo e descriviamo l'angolo M, clic, N, clic e O, e vedete che, come GeoGebra immediatamente visualizza, questo è un angolo rettangolo, tant'è vero viene descritto da un quadrato verde, è un angolo di 90 gradi. Quindi che cosa significa? Non solo tutti i punti devono essere alla stessa distanza dall'asse, ma se vengono collegati con un segmento, praticamente questo segmento interseca l'asse di simmetria creando un angolo di 90 gradi. Praticamente quello che è interessante notare a questo punto è che, mentre in questo caso noi abbiamo creato un poligono i cui punti non risiedono all'interno dell'asse di simmetria, che è l'asse X, in alcuni casi è interessante notare, se noi creiamo per esempio una figura geometrica con dei punti che risiedono nell'asse di simmetria, per esempio noi abbiamo creato questo triangolo, lo creiamo con lo strumento poligono,
E poi ne chiediamo la simmetria a GeoGebra sempre rispetto all'asse di simmetria che è l'asse X, clic sul poligono, clic sull'asse di simmetria. Vediamo che alcune figure geometriche, come il rombo, possono essere create dalla simmetria assiale, per esempio, di altre figure geometriche. Significa che il triangolo, se adagiato sull'asse di simmetria, può creare il rombo. Il rombo è una di quelle figure simmetriche. Praticamente, se noi facciamo la simmetria assiale di un triangolo, viene fuori un rombo. Allora, ripetiamo tutte le caratteristiche della simmetria assiale. Intanto è un'isometria, è una trasformazione geometrica. In questo caso è una isometria inversa perché mentre i punti, vedete, sono stati costruiti nel poligono di origine in maniera anteoraria, ABCD, cioè da destra verso sinistra, invece nel poligono simmetrico vengono descritti in una maniera oraria, A1, B1, C1. Poi la caratteristica è che ogni punto, se noi prendiamo lo strumento Muovi, deve mantenere la distanza dal suo asse di simmetria, quindi il punto M ha una distanza identica all'asse di simmetria rispetto all'M1, e vediamolo spostando, e poi che collegando questi punti viene fuori un segmento che interseca l'asse di simmetria con un angolo di 90 gradi. Queste sono le caratteristiche, diciamo, principali della simmetria assiale, oltre a questo curioso esempio secondo il quale, per esempio, il rombo è una figura che può essere creata per simmetria assiale del triangolo. La stessa co cosa accade al rettangolo, che può essere creato per simmetria assiale del quadrato. Bene, il video finisce qui, grazie a tutti per averlo visto fino alla fine, spero vi sia stato utile. Al prossimo video di Logistics ed Analytics Italia.